Jane Fonda, si sa, è una donna bionica. A 80 anni compiuti non smette di lavorare. Ha un film in uscita, Book Club, con Diane Keaton e Candice Bergen, in Italia arriverà in autunno, continua a girare. La serie per Netflix Frankie and Grace presenzia ai festival la trottola più glamorous che io abbia mai conosciuto. A settembre era a Venezia a ritirare il leone alla carriera insieme all'amico di sempre Robert Redford, a gennaio al Sundance a promuovere Jane Fonda in 5ACTS, un documentario sulla sua vita che è passato anche a Cannes, nella sezione Classics. Sbarcata da un'ora da un volo intercontinentale, è passata in una suite per farsi fare capelli e make-up, indossare un abito super cool della stilista greca America Traitsu e gioielli che brillavano fino in fondo al buio della sala. Poi è partito il documentario, diretto da Susan Lacy, che ha firmato anche lo splendido Spielberg, e ci siamo tutti immersi per 2 ore nel mondo di Jane. La famiglia ingombrante, un padre star ed egoista, la madre bipolare e suicida, la carriera, 2 premi Oscar, l'attivismo politico, i mariti che l'hanno condizionata e plasmata, perché questo era quello di cui avevo bisogno, essere plasmata. Il marito più amato è l'ultimo, il tycoon, fondatore della CNN, Ted Turner. Appare nel film terribilmente invecchiato, anche se ha un anno meno di lei, e ancora tanto dispiaciuto del fatto che Jane non sia più sua moglie. Li si vede fare una passeggiata a cavallo in un paesaggio da western, 2 buoni amici felici di passare del tempo insieme. Jane racconta di avere avuto un'illuminazione: se fossi rimasta con Ted, non sarei mai riuscita a diventare la vera Jane, la Jane completa, quella che oggi, finalmente, riesce a dire, è ok non fare tutto alla perfezione, svelando anni di disciplina autoimposta e di mancanza di autostima, culminata in disturbi alimentari dolorosi. La Jane completa è anche madre di 2 figli biologici e di una adottiva. La primogenita, Vanessa Vadim, figlia del primo marito, il regista francese, è l'unica che nel film non parla. Jane ammette di essere stata una madre poco materna e molto assente con lei. Il secondogenito Troy si commuove spiegando che Jane è Jane e che il suo modo di affrontare la vita e la severità che ha sempre avuto nei confronti di se stessa sono la sua essenza, l'essenza di una donna che anche quando parla del suo passato, sta vivendo il presente e guardando al futuro. Alla fine del film è tornata sul palco, insieme alla regista, per prendersi i meritati applausi. Prima di andarsene, ci ha chiesto, da quali paesi del mondo venite? Poi, ovunque siate, combattete i tiranni, stay strong, siate forti.